Pannella. Voi parlate di situazione di totale illegalità nelle carceri italiane, insomma, ci chiarisca innanzitutto questo concetto. Le misure della detenzione, Pannella, diciamoci così, tratteggiava questo quadro tutt'altro che confortante, si parla anche di 18 metri quadrati per 8 persone. Ecco, professor Morrone, allora da medico, ecco, come si concilia questa situazione con il diritto alla salute di cui lei dovrebbe essere garante, anche proprio grazie a questa nomina che lei ha assunto? Parliamo di questo concetto anche di riabilitazione, insomma, di carcere aperto. Ionta lo diceva proprio ieri in un'intervista fatta alla nostra Valeria Manna, il carcere dovrebbe essere aperto, però insomma, se vogliamo fare un riferimento personale, io aspetto da 4 mesi di riuscire ad entrare nel carcere di Maiano a Spoleto. Ho fatto richiesta formale al DAP, voi radicali portate tantissime persone oltre, però evidentemente non è così semplice poi riuscire anche ad incontrare le persone che si trovano in condizioni di detenzione se non si, diciamo, attraverso anche canale di carattere politico. Insomma, voi siete un partito. Ecco, io sono una giornalista. Allora, come mai funziona così? Come si fa a dare strumenti a queste persone di incontro anche con la realtà di fuori, se è così difficile? Grazie, grazie a Marco Pannella, grazie anche al professor Morrone. Ci salutiamo sulle note, speriamo, diciamo, positive del film e che possano dare aperture nuove. Il film che la regista Porzia Addabbo ha girato a Maiano durante il lungo lavoro di preparazione dello spettacolo Bohème. Ecco, nei titoli di coda vedremo le firme dei protagonisti di questa avventura che, per una volta riconosciuti nel loro ruolo di costumisti e sceneggiatori, hanno deciso di formalizzare il loro nome e il loro volto. Allora li incontriamo.